Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo video non solo vi aiuterò a risolvere questo errore dell'engine error riguardo ad Apex Legends, ma risolveremo anche vari errori all'apertura, che ci sono varie anomalie che impediscono così l'apertura del gioco in base anche all'easy anti-cheat che ha il programma e alcuni file dannosi nella sua cartella. Quindi in descrizione vi ho lasciato un paio di link per aggiornare tutti i nostri driver sul nostro sistema operativo, iniziando prima dal web installer DirectX e da Microsoft Visual C++. In questo caso, se l'antivirus ti blocca questi file che ti offre la Microsoft, disattiva l'antivirus, perché questi file non sono dannosi. Li ho già reinstallati 3-4 volte per fare altre guide anche su Fortnite, su come risolvere vari errori aggiornando così i driver. Quindi iniziamo prima a scaricare ed installare questi driver. Cliccate su questi link e così facendo partirà il download. Clicchiamo su questi driver e cominciamo a scaricare ed installarli tutti. Disinstallazione non riuscito. Ovviamente io ho già installato questo Microsoft Visual C++ 2022, quindi farà lo stesso anche sugli altri due driver, quindi installateli tutti. E adesso passiamo un attimo al DirectX, questo setup, accetto così il contratto, installa Bing Toolbar, che è un motore di ricerca che non ci serve, faccio avanti, ho installato così il DirectX più aggiornato. Per scaricarlo, su quest'altra pagina selezioni la tua lingua, italiano, e metti scarica. Se hai problemi, qua sopra ti dirà anche i dettagli e i requisiti di sistema che supporta. Sistema operativo supportato fino a Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, sinceramente anche i vecchi sistemi operativi. Se hai Windows 10 non hai nessun problema a installare questo software, cioè questo setup di web installer DirectX. Quindi, una volta installato tutti questi driver, facciamo in modo di andare su GeForce Experience per quelli che hanno Nvidia, per vedere se avete qualche aggiornamento da fare. Ho fatto il mio ultimo aggiornamento proprio ieri. Data di rilascio il 30 di maggio, e ho scaricato ed installato così questo driver. Per quelli che hanno AMD bisogna vedere se c'è qualche aggiornamento da fare sul programma AMD Radeon. È questo qua. Io non posso scaricarlo e né installarlo perché non va, perché io ho Nvidia. Questo è AMD Radeon Software, da qui potete controllare la vostra scheda video e fare anche aggiornamenti. In questo caso potete fare aggiornamenti anche su Windows Update, verifica disponibilità aggiornamenti. E io devo fare questo aggiornamento cumulativo per Windows 11. Una volta fatto tutto, una volta aggiornato i nostri driver per il nostro sistema operativo, non ci resta che andare su Apex Legends, non aprirlo, ma direttamente sul suo launcher o Electronic Arts oppure Steam. Quindi in questo caso, se hai Apex Legends su Steam, clicca sul suo gioco, vai su questa rotellina, gestisci, sfoglia i file locali e ti porterà così nella sua cartella. Ovviamente ho fatto una prova, solamente per un esempio, per farti vedere. Io non ho Apex Legends su Steam, ma ce l'ho su Electronic Arts. Quindi per quelli su Electronic Arts basta andare su Apex Legends, su gestisci, visualizza le proprietà, visita. Una volta fatto basta cancellare questo Easy Anti-Cheat,
cancellare R5 Apex, R5 Apex DirectX 12. Ovviamente se io adesso vado ad avviare Apex non si apre. Riparazione necessaria, quindi le riparazioni necessarie, ripara e ripariamo così il gioco. E non ci resta che aspettare. Ok, una volta fatta la riparazione, ritorniamo di nuovo nella sua cartella. Eccolo qua. Andiamo su R5 Apex, mostra altre opzioni e proprietà. Compatibilità, esegui questo programma come amministratore, disabilita ottimizzazioni, schermo intero. Facciamo applica. Una volta fatto tutto, non ci resta che andare su gioca e vedere se il gioco va o ha problemi. Io non sto riscontrando problemi, il gioco si è avviato senza nessuna anomalia, senza nessun errore. Driver aggiornati, riparazioni fatta. Sta anche facendo una elaborazione e compilazione shader, perché ho fatto anche la riparazione. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo, io ti consiglio di iscriverti al canale. Attivare la campanellina, di lasciare un like come support, aiutami ad arrivare fino a 10.000 iscritti, ne mancano solamente 50. E grazie a tutti per questa visione, ragazzi, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!